Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale di Alfred73. Oggi vedremo come rendere portatile un oscilloscopio DSO150 utilizzando una sola litio 3,7 volte e un modulo step up che innalza la tensione a 9 volt, il tutto con caricatore USB. Ma prima non dimenticatevi di mettere like e iscrivervi al canale, grazie. Come prima cosa andiamo a svitare le viti del nostro oscilloscopio, rimuoviamo parte del case e poi con un movimento delicato andiamo a sganciare il connettore, questo qui che collega le due basette. La basetta principale è questa che contiene il microprocessore, il display, e questa è l'interfaccia invece di ingresso del segnale analogico. Noi andremo ad operare su questa scheda qui e in modo particolare sul connettore di alimentazione. Vedete, questo spazio in mezzo ci consente di inserire all'interno dell'oscilloscopio una batteria litio tipo questa di un vecchio Samsung da 3,7 volt molto sottile, che andremo a fissare unitamente a un modulo TP4056 per la ricarica della pila a litio, che si occuperà di terminare la carica quando la batteria avrà raggiunto il limite massimo di capacità. E tramite un interruttore sarà collegato a questo modulo step up, cioè un modulo che converte una bassa tensione di 3,7 volt, cioè quella della nostra pila a litio, in una tensione da 9 volt, variabile tramite l'apposito potenziometro, con un'efficienza di circa il 90%, quindi un bassissimo consumo di corrente. Corrente fornita che arriverà al massimo ad 1 A, più che sufficienti per i 180 mA richiesti dal nostro oscilloscopio. Qui nella figura lo schema di collegamento, come vedete l'interruttore ci permette di non far scaricare la nostra batteria quando il nostro oscilloscopio è spento, mentre il caricatore TP4056 caricherà tramite la presa USB la nostra batteria. L'uscita del step up converter a 9 volt sarà collegata tramite un diodo raddrizzatore 1N4007 all'ingresso 9 volt, al connettore 9 volt dell'oscilloscopio. In questo modo eviteremo di far scaricare l'alimentazione eventuale esterna 9 volt sul nostro convertitore step up converter. Inutile dire che per effettuare questi collegamenti dovremmo tenere molto corti i fili di collegamento e cercare di realizzare una struttura compatta, perché altrimenti non riusciremo a farla entrare tutta nella scatola. Come prima cosa applichiamo del biadesivo alla nostra batteria a litio, così da poterci mettere sopra i nostri circuiti. Prima di tutto il caricatore TP4056, leggermente sporgente per far fuoriuscire il connettore micro USB dal guscio del nostro oscilloscopio, e poi il modulo step up per elevare la tensione. Una volta effettuato questo incollaggio passiamo ad effettuare le saldature tra i vari moduli secondo lo schema che abbiamo appena visto. E nel frattempo, se vi sta piacendo questo video, non esitate a mettere like e iscrivervi al canale. Grazie. Come prima cosa andiamo a spellare il positivo e il negativo della batteria, e quindi state attenti a non far fare i cortocircuiti, e li andiamo a saldare i due pin B+ e B- sul modulo TP4056. Successivamente andiamo a collegare tra loro i due negativi di uscita della batteria e del caricatore e del modulo di elevatore di tensione step up. Poi è la volta del collegamento dei due cavi che portano all'interruttore di accensione, cioè l'interruttore che collega in pratica la batteria al nostro modulo elevatore di tensione. Uno bianco e l'altro giallo, e andranno al nostro interruttore micro. Andiamo a collegare l'uscita positiva e negativa del modulo step up, collegando sul positivo un diodo 1N4007 a protezione del convertitore qualora volessimo alimentare l'oscilloscopio con il suo originario alimentatore 9 volt. Una volta effettuati tutti questi collegamenti, il circuito si presenterà come vedete con la batteria collegata
E a questo punto andiamo ad effettuare le modifiche al case con un Dremel con il disco sberigliatrice e occhiali ovviamente. Andiamo a praticare un piccolo intaglio e rifiniamo con un cutter e attenti alle mani, mi raccomando. Una volta preparato questo foro e smussatolo per bene, andiamo a rimuovere il biadesivo che avremo messo dietro la batteria e fissiamo. Per sicurezza andiamo a provare la ricarica del modulo TP4056 con un caricatore micro USB, vedete il LED che si accende. Volendo potremo anche fissare con un po' di colla a caldo tutto il circuito per evitare che si muova durante l'inserimento del caricatore. Prima però andiamo a fissare per bene i cavi e ad inserire il nostro interruttore micro per commutare l'accensione. Pratichiamo un foro prima con la punta e poi con l'apposita fresa, proviamo e poi andiamo a stagnare i connettori del nostro micro interruttore e infiliamolo all'interno del relativo foro, e fissandolo, aiutandoci con una pinza e fissandolo magari con una goccia di colla a caldo. Stemmiamo i vari fili di collegamento in modo da garantire il minimo ingombro possibile visto lo spazio ridotto all'interno di questo case, e poi andiamo ad effettuare la regolazione del modulo step up sui 9 volt. Per diciamo maggiore precisione vado a girare la vite di regolazione del modulo e a regolare esattamente nel mio caso a 9,20 volt. Considerate anche che c'è il diodo che perde circa 0,5-0,6 volt. Una volta effettuata questa regolazione potremo andare ad saldare il nostro circuito al positivo di ingresso e alla massa. Effettuate queste ultime due saldature, il gioco è fatto, possiamo andare a inserire del nastro isolante tra il circuito stampato sotto e il nostro circuito elettronico, in modo tale da evitare cortocircuiti, mi raccomando, e con delicatezza andare a rimontare il nostro case facendo molta attenzione che non ci siano spessori di troppo che evitano poi di poter avvitare e rimontare tutto il nostro contenitore. Bene amici, anche questo progetto è andato. Io vi invito a mettere like, iscrivervi al canale se non l'aveste già fatto, e andiamo ad effettuare un'accensione. Proviamo, vedete l'oscilloscopio funziona perfettamente, andiamo ad inserire la sonda sulla segnale di uscita ad 1 kHz per la taratura e la verifica dello strumento. Come potete vedere rileva perfettamente la frequenza senza alcun problema ed è pronto per nuove mille altre avventure. Questo oscilloscopio sarà poi utilizzato in qualche episodio successivo per effettuare altre riparazioni, perciò non perdetevi i prossimi video. Vi aspetto sempre qui su Alfred73 e vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima volta.